Mancano le dosi di Pfizer per i richiami. Da domani potrebbero slittare 5.000 appuntamenti nelle Marche. Saltamartini assicura, da sabato prossimo si torna a 12.000 inoculazioni al giorno. Il sindaco di Pesaro scrive ai Bagnini: riservate gli spazi anche ai gruppi di giovani. Oggi arriva la replica dei gestori degli stabilimenti. Con le norme anti-Covid mancano gli ombrelloni. Non riusciamo ad accontentare tutti. Bisogna tenere posto per gli alberghi, posto per gli stagionali, posto per le compagnie e purtroppo non basta. Vaccini in azienda, mercoledì un seminario online con il professore Roberto Burioni. Ecco come partecipare all'evento organizzato da SEA Gruppo, azienda di Fano leader nei settori della formazione e sicurezza sul lavoro. Al via le iscrizioni per i centri estivi del comune di Fano, 120 posti disponibili tra asili nido e scuole dell'infanzia. La città di Fano protagonista di un set cinematografico tutto marchigiano. Da lunedì le riprese del film che si intitola Criminali si diventa, si cercano comparse. Tra poco in diretta su Fano TV Primo Cittadino con il sindaco di San Lorenzo in campo, Davide Dell'Onti. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Mentre si attendono informazioni sui comuni in zona arancione rafforzato, sempre che ce ne siano, la Regione fa sapere che i vaccini potrebbero subire dei rallentamenti. Infatti da domani fino a sabato la programmazione potrebbe cambiare a causa, si legge in una nota, delle assegnazioni da parte del commissario Figliuolo. Infatti ci sono dei problemi sulla disponibilità del Pfizer per i richiami di questa settimana, in particolare per il 5 maggio. Quindi potrebbero slittare gli appuntamenti dei 5.000 cittadini che si sono prenotati per il richiamo nei prossimi giorni. Verranno avvisati singolarmente sull'eventuale spostamento della data. Da sabato, assicura l'assessore Filippo Saltamartini, è previsto il ritorno a 12.000 inoculazioni ogni giorno. E nelle Marche nell'ultima giornata sono morte 6 persone con coronavirus, nessuna di queste vittime era residente nella provincia pesarese, provincia che però rimane in testa per i nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 59 nella regione, di cui 30 appunto nella provincia di Pesaro Urbino. Nelle terapie intensive delle Marche ci sono 2 pazienti in più rispetto a ieri, mentre scendono a 124 i degenti in semi-intensiva, meno 10 rispetto a ieri. E ci spostiamo a Pesaro, dove il sindaco Matteo Ricci ha lanciato un appello ai Bagnini per chiedere di riservare gli ombrelloni anche ai gruppi di ragazzi. Oggi Angelica Panzieri ha intervistato i gestori degli stabilimenti che ci spiegano le difficoltà. Tantissimi ragazzi e ragazze della città, giovanissimi, mi hanno spiegato che non riescono a trovare l'ombrellone quest'estate per andare al mare. Domani solleciteremo con una lettera a tutti i Bagnini della città a lasciare un po' di spazio ai giovanissimi, perché è davvero spiacevole che non gli lascino un po' di spazio in quest'estate che speriamo possa essere un'estate di rinascita, nella quale i giovani possano ritrovare anche la voglia di stare insieme, ovviamente sempre rispettando le regole. E oltre a questo però voglio dirvi ragazzi che anche quest'anno allestiremo dei servizi nella spiaggia libera. Avremo 3 piazzole sottomonte nelle quali ci sarà un ambulante per vendere cibo e bevande, ci sarà la doccia gratuita, ci saranno i bagni e ci sarà un deposito nel quale potrete lasciare l'ombrellone senza portarvelo avanti e indietro ogni giorno, e al tempo stesso se vorrete potrete affittare dei lettini. Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ieri sulle sue pagine social ha comunicato la sua intenzione di scrivere una lettera ai Bagnini per chiedere di riservare degli ombrelloni anche alle comitive dei più giovani. A stretto giro la replica di alcuni gestori degli stabilimenti balneari di Pesaro, che hanno sottolineato le motivazioni per cui quest'anno non potranno accontentare tutti e dunque nemmeno i giovanissimi. Noi dispiace, perché capisco questi ragazzi dopo un inverno così lungo, però purtroppo le distanze che dobbiamo mantenere quest'anno sono come quelle dell'anno scorso, quindi già molti ombrelloni avanzano sui 50-60 ombrelloni di meno. Quest'anno c'è anche un po' l'erosione, il ripascimento lo fanno sempre più tardi, quest'anno ci hanno detto che ce lo fanno di più, però comunque gli alberghi l'anno scorso molti sono stati chiusi, quest'anno riaprono tutti perché hanno visto che chi è rimasto aperto ha lavorato. Quindi qui è un problema, perché comunque stiamo mandando via non solo compagnie ma anche clienti nuovi, stagionali, pesaresi, perché purtroppo bisogna lasciare un determinato numero di ombrelloni per gli alberghi. Il problema non è che noi non li vogliamo, il fatto è che con la diminuzione degli ombrelloni in base alle regole Covid e alle misure
Non riusciamo ad accontentare tutti. Bisogna tenere posto per gli alberghi, posto per gli stagionali, posto per le compagnie e purtroppo non basta. Gli spazi bisogna regolarli bene, 4 persone per ombrellone e quindi anche 12 ragazzi portano ad avere 3 ombrelloni e non più magari 2 o 1 come un vecchio tempo. A sostenere i bagnini anche il presidente degli albergatori pesaresi, Fabrizio Oliva. Il nostro turismo estivo al 90% è turismo climatico, se non c'è ombrellone non c'è turista. E siccome non stiamo attraversando un momento molto felice, anzi direi molto brutto, perché le prenotazioni purtroppo non arrivano, arrivano molte richieste di informazione, ma finché non c'è caparra la prenotazione non è confermata. Per cui direi che innanzitutto la spiaggia non è un problema dei bagnini, ma la spiaggia degli operatori di spiaggia, ma è un problema della città, perché la spiaggia è una risorsa per la città e quindi bisogna magari pensare di più e più a lungo al mantenimento della spiaggia e di fare un ripascimento, diciamo, un po' più pesante, in modo che recuperiamo qualche fila di ombrelloni. Questo non è stato fatto in passato, quando i colori delle due giunte coincidevano. Penso che sarà più difficile, però credo che gli steccati politici di fronte alla crisi vadano abbattuti. E adesso la cronaca. A Falconara Marittima, in provincia di Ancona, i carabinieri hanno trovato il corpo di un'anziana di 78 anni, morta da circa 3 mesi in avanzato stato di decomposizione e ancora adagiato sul letto della camera. Viveva in un'abitazione in via Flaminia con il figlio di 47 anni, che non avrebbe denunciato la morte della donna, forse per percepirne la pensione. È stata la figlia dell'anziana a lanciare l'allarme perché è insospettita dei comportamenti del fratello. Gli chiedeva notizie sulle condizioni di salute della madre, e il 47enne le rispondeva sempre che stava bene, senza però darle la possibilità di vederla. L'uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere, ma si sta valutando anche l'ipotesi di truffa. Il PM ha disposto l'autopsia. Un primo riscontro del medico legale avrebbe confermato un decesso avvenuto circa 90 giorni fa, probabilmente per cause naturali e nel sonno. Invece nel porto di Ancona è stato sequestrato per contrabbando e evasione dell'IVA un motoveliero da 35 metri battente bandiera delle isole Cayman, del valore stimato di oltre 1 milione di euro e di proprietà di una società italiana che dal 2019 si trovava in un cantiere anconetano per lavori di manutenzione. Le indagini condotte dai finanzieri del reparto aeronavale delle Marche hanno accertato che i proprietari dell'imbarcazione non hanno adempiuto regolarmente alle incombenze previste dalla normativa doganale per non incorrere appunto nel reato di contrabbando alla scadenza dei termini previsti dalla legge. Oltre al sequestro, alla procura di Ancona sono stati trasmessi anche verbali di accertamento per il recupero dell'IVA evasa per un importo superiore a 240.000 euro, nonché una multa che va da 5 a 10 volte il valore della stessa imposta. E adesso parliamo di vaccini in azienda, perché SEA Gruppo ha organizzato per mercoledì un seminario online con il professore Roberto Burioni. È stato firmato il 6 aprile scorso il protocollo nazionale per i piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro e in questo ambito SEA Gruppo, azienda di Fanno, leader nei settori della sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro e formazione, organizza un evento formativo di approfondimento dal titolo Vaccinazione in azienda, cosa c'è da sapere? L'iniziativa si svolgerà mercoledì 5 maggio alle ore 11 in modalità online e vedrà la partecipazione come relatore di Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Abbiamo ricevuto da molti dei nostri clienti pubblici e privati, che sono più di 3.500, molte richieste in questo senso, per cui ci siamo resi disponibili ad effettuarle, così come dire, completamente integrazione a tutti i servizi che già facciamo a queste aziende da 32 anni, perché è un aspetto che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui soprattutto l'evento sarà finalizzato a questo aspetto nuovo delle possibili vaccinazioni in azienda. Sarà quindi l'occasione per chiarire ai datori di lavoro con quali modalità le aziende potranno predisporre piani di vaccinazione aziendale e organizzare le inoculazioni nel pieno rispetto del protocollo. Da questo incontro emergeranno due grandi temi. Il primo, quello che discuteremo col professor Burioni, sarà proprio lo stato attuale della campagna vaccinale, il rapporto rischio-benefici dei vaccini
vaccini e anche gli chiederemo, ragionando a lungo termine, cosa dovremo fare poi nei mesi di qui a venire, perché è vero che le aziende e le persone vogliono vaccinarsi adesso, però dovremo anche ragionare sul futuro prossimo, cioè questo vaccino diventerà una routine tipo quello dell'influenza oppure ci saranno degli sviluppi nuovi. Gli chiederemo, ecco, di ragionare più a lungo termine. Dopo il professor Burioni, invece, ci sarà l'intervento del dottor Flavio Jäger, che è uno dei nostri medici del lavoro, che parlerà proprio praticamente alle aziende, ai datori di lavoro, per spiegargli come nella pratica si dovranno organizzare nel momento in cui decideranno di aderire alla campagna volontaria di vaccinazione in azienda, quindi quali adempimenti dovranno mettere in atto dal punto di vista igienico-sanitario e come attuare il protocollo che è stato siglato a livello nazionale pochi giorni fa. Il seminario si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario contattare SEA Gruppo scrivendo una mail o chiamando al numero di telefono di riferimento entro le ore 12 di domani, martedì 4 maggio. È stato riattivato oggi, dopo 20 giorni di stop, il cantiere alla Darsena Borghese a Fanno. I lavori erano stati interrotti a causa di alcune positività al Covid di diversi operai che sono stati messi in isolamento. Nonostante il blocco forzato, ha spiegato l'assessore Fabiola Tonelli, le ditte pugliesi ci hanno garantito che il primo dei tre stralci verrà completato entro la prima decade di giugno, in modo da assicurare la programmazione delle attività in completa sicurezza da parte dell'associazione Work in Progress. La prima sezione dei lavori riguarda il consolidamento dei muri di sostegno e il restauro delle scalinate che dalla nazionale conducono alla Darsena, rendendo il percorso accessibile anche alle persone diversamente abili. Inoltre, la facciata della Darsena e l'arcata del ponte della passeggiata verranno illuminate in modo scenico. Per chi cerca un lavoro stagionale torna anche quest'anno Summer Job 2021, l'iniziativa nata per favorire l'incontro tra domanda e offerta mediante il sito dell'Informa Giovani di Fano. Quest'anno abbiamo dovuto fare una versione light del nostro format proprio perché le modalità di assunzione in questo periodo post pandemico sono un po' cambiate. E già dall'anno scorso molti imprenditori si sono dovuti ridurre all'ultimo momento per l'assunzione del personale, visto proprio questa grande incertezza in cui ci troviamo. Torna anche per quest'anno l'edizione di Summer Job 2021, un'occasione straordinaria che, grazie alla collaborazione virtuosa del nostro Informa Giovani con la Confcommercio, danno la possibilità ai giovani di iscriversi all'interno di una piattaforma dalla quale potranno attingere tutti gli imprenditori della città per dare appunto lavoro. È un'occasione, uno strumento efficace, utile, già testato, è uno strumento virtuoso che appunto mette in sinergia tutte le forze in un momento straordinario come questo di ripartenza nel migliore dei modi. Faccio un plauso per l'occasione alle ragazze di Informa Giovani perché fanno sul tessuto fanese un lavoro straordinario, non solo, mettono in rete tante persone della città, fanno orientamento e tante altre prestazioni e servizi per il loro futuro. Partecipare al Summer Job 2021 è semplicissimo. Basta inviarci una mail a informagiovani@comune.fano.pu.it. Saremo poi noi a inviarvi un modulo nel quale ci racconterete le vostre esperienze professionali e la posizione per la quale vi state candidando. Una volta verificati i requisiti, sarete inseriti all'interno del database a disposizione del Consorzio Albergatori e sarete contattati ogni qualvolta si aprirà una nuova posizione lavorativa. Il Comune di Fano attiverà anche per la prossima estate centri estivi per i bambini. Oggi sono partite le iscrizioni, 120 in totale i posti disponibili. Saranno garantiti per 5 settimane i centri estivi del Comune di Fano, disponibili per 120 bambini tra asili nido e scuole dell'infanzia. Anche quest'anno verrà garantita la massima sicurezza per contenere il rischio di contagio. Ad assicurarlo è stato l'assessore alle politiche educative, Samuele Mascarin, che ha presentato l'iniziativa insieme alla responsabile del coordinamento pedagogico, Gisella Fabbri. L'attenzione, infatti, verrà posta sia durante l'accesso sia all'interno degli spazi, dove i gruppi di bambini rimarranno fissi e avranno sempre le stesse educatrici. È un quadro per i centri estivi sicuramente più sereno rispetto a quello dell'anno scorso, che era un quadro emergenziale, ma questo non vuol dire che non dobbiamo utilizzare tutte le attenzioni e le cautele e soprattutto applicare in maniera rigorosa tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria. È il motivo per il quale noi applicheremo il triage anche quest'anno sia al centro estivo nido sia al centro estivo infanzia, così come il patto di
corresponsabilità scuola-famiglia e adotteremo comunque tutta una serie di azioni e di dispositivi di sicurezza proprio per poter garantire non solo alle bambine e bambini, alle famiglie, ma anche a chi lavora il massimo della sicurezza, così come giusto e doveroso che sia. Le iscrizioni saranno aperte dal 3 al 14 maggio e le domande dovranno essere inoltrate in modalità online collegandosi al sito del Comune. Inoltre ci si potrà rivolgere agli uffici dei servizi educativi contattando questi numeri di telefono. L'assessore ha precisato che potranno essere iscritti tutti i bambini e le bambine di Fano che fino al 30 giugno abbiano frequentato sia le strutture comunali che quelle statali. I centri estivi vedranno 40 posti disponibili per il servizio di nido, quindi 0-3 anni, mentre per l'infanzia, quindi 5-6 anni, la disponibilità sarà di 80 posti. Il centro estivo nido verrà ospitato presso il Nido Grillo, mentre il centro estivo infanzia presso la scuola dell'infanzia Galizzi. I servizi verranno garantiti dal 5 di luglio fino al 6 di agosto. Questa mattina è stato presentato Criminali si diventa, un film comico che vede protagonisti tanti professionisti e personaggi del nostro territorio e quattro località marchigiane. Tra queste c'è anche Fano. Servizio di Filippo Pucci. Si chiama Criminale si diventa, il progetto cinematografico marchigiano prodotto da Sidonia Production in collaborazione con Subway Lab e Ego Film, tre realtà associate a CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Il film, con la regia di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli, aiuto regia Harry Secchiaroli e la sceneggiatura scritta da Giorgio Vignali, è stato presentato questa mattina in piazza 20 Settembre. Una trama avvincente di 90 minuti circa, dove a far da padrone sarà sia la comicità ma anche i momenti di riflessione. Il cuore del film è il furto di un grande opera d'arte e all'interno di questo si giocherà una squadra nuova, inedita, che praticamente saranno dei ragazzi universitari che assieme alla capofila di Elettra, che sarebbe la nipote di un grande ladro, riuscirà a mettere insieme questo gruppo per rubare quest'opera in un museo importante, perché venne contattata da un personaggio che con l'autobottino dice: guarda, questo è un'importante somma di denaro, se riuscite a prendere quest'opera per questo mio committente, e loro accettano e lì nasce tutta una situazione. Il cast artistico è formato da noti volti a livello nazionale come Martina Fusaro, Ivano Marescotti, Ugo Dighero, Ludovico Guenzi, Beatrice Aiello e Giacomo Bottoni. Inoltre, tra le comparse, ci saranno anche attori fanesi. L'intero film verrà girato all'interno della Regione Marche. Infatti, le scene verranno registrate nelle città di Civitanova, Fermo, Ancona e Fano. La troupe cinematografica sarà presente in città nelle date del 17 e 18 maggio, in alcuni punti più frequentati e caratteristici come il centro città, il mare ed infine l'aeroporto. È un film assolutamente corale, giovane, fresco, quindi è un film assolutamente carino da vedere nei cinema a livello nazionale. Quindi per Fano un'ottima occasione, perché alcune scene del film si gireranno qua e quindi un'ottima occasione per la città anche a livello turistico. Un comparto, quello del cinema, fermo da più di un anno, hanno detto i due registi, che questo progetto sia la speranza di ripartenza per un settore veramente in difficoltà e con tante maestranze lasciate sole nell'incertezza. Criminali si diventa, l'idea è di farlo uscire nell'autunno del 2021, quindi non mi resta che chiedervi di venire al cinema, di andare al cinema a vedere cinema italiano e di venire a vedere anche il nostro film. Ha riaperto oggi il Parco Zoo di Falconara, che festeggia la nascita nelle scorse settimane di Sakè, un cucciolo di scimmia Saki dalla faccia bianca, figlio di Gino e Linette, una coppia ospite della struttura da 2 anni. I primi visitatori lo hanno conosciuto questa mattina quando il giardino ha riaperto i cancelli. Per conoscere il sesso del piccolo Saki, che al momento vive aggrappato alle spalle della mamma, occorrerà attendere. Solo con il passare del tempo si saprà con certezza se Sakè avrà la tipica maschera bianca sul pelo bruno, caratteristica esclusiva dei maschi. Tra poco le previsioni del tempo e poi torneremo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. L'ospite che sta per arrivare è il sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dell'Unti. Allora ci rivediamo tra poco.